Ora è ufficiale, l'Umbria è tra le 9 regioni che passano in area arancione, fascia nella quale finiscono anche l'Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia e Valle d'Aosta. Lo prevede la nuova ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, provvedimento che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. Con la fascia arancione è vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Vietati gli spostamenti in entrata e uscita da una regione all'altra e da un comune all'altro, salvo comprovati. Resta stabile a 4.489 in Umbria il numero degli attualmente positivi al Covid. Secondo i dati del portale regionale, nell'ultimo giorno sono stati accertati 232 nuovi positivi, 31.909 in totale, con 3.048 tamponi, tutti molecolari, 542.853 dall'inizio della pandemia. Il tasso di positività è a 7,6%. I guariti sono stati 228, 26.738 e morti 4, 682 in tutto. Stabile anche il numero dei ricoverati, 328, 50 dei quali uno in meno in terapia intensiva. Riprendere l'attività didattica delle scuole superiori in sicurezza è l'obiettivo con il quale la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla salute Luca Coletto, ha approvato un accordo con le farmacie pubbliche e private convenzionate per eseguire test diagnostici rapidi rivolti per la ricerca degli anticorpi anti-SARS-CoV-2 come misura di ulteriore sostegno allo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche. Intanto, con l'ingresso in zona arancione per il rischio Covid, niente cambia in Umbria sul fronte delle scuole. Le superiori saranno infatti in didattica esclusivamente a distanza fino al 23 gennaio, come ha deciso nei giorni scorsi la Regione, applicando il concetto di massima precauzione, adottato a tutela del bene primario della salute. Visualizzare su mappa i pronto soccorso umbri più vicini per scegliere quello che consente di avere la prestazione nel minor tempo possibile, grazie alla possibilità di vedere il numero di persone sia in cura che in attesa, permette di fare questo SaniTap, la nuova app della Regione Umbria. Un primo contenitore digitale, cui ne seguiranno altri, per inserire sempre più servizi sanitari con l'obiettivo di semplificare l'accesso alla salute dei cittadini, hanno sottolineato l'assessore regionale alla salute Luca Coletto e quella allo sviluppo economico Michele Fioroni in una videoconferenza stampa. Due incidenti stradali sono avvenuti nella serata di giovedì sulla 75 Centrale Umbra, all'altezza dell'uscita di Umbria Fiera Bastia Umbra, a pochi metri l'uno distante dall'altro. Nel primo sono rimaste coinvolte una Volkswagen Tiguan e una classe A Mercedes, nel secondo è rimasta coinvolta un Audi e una Volkswagen Polo. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale intervenuta sul posto, sembrerebbe che la Tiguan abbia avuto un incidente autonomo. La seconda auto dietro si sarebbe fermata con le quattro frecce, ma nel frattempo da dietro sopraggiungevano le altre auto tamponando si accatena. L'auto più distrutta è stata l'Audi. Sul posto l'ambulanza del 118 perché c'era qualche persona ferita trasportata in ospedale, i carabinieri per la viabilità, i vigili del fuoco, il personale ANAS e il carro attrezzi per rimuovere i mezzi incidentati. Oggi gli studenti umbri hanno gridato a gran voce in Piazza Italia a Perugia «Spegniamo gli schermi» per ritornare al più presto a scuola in sicurezza. La protesta organizzata da altra scuola, Rete degli Studenti Medi Umbria, fa seguito alle rivendicazioni forti che il nostro sindacato studentesco ha continuato a portare dall'inizio di questa seconda ondata ad oggi. La situazione del trasporto pubblico regionale, gli spazi inadatti e più in generale gli investimenti insufficienti fatti dal governo regionale sono i principali fattori determinanti che hanno reso necessaria la proroga della riapertura. Con tutte le immense difficoltà e fatiche che la didattica a distanza impone per studenti e docenti. Noi abbiamo sentito Mattias Cravero, coordinatore di altra scuola. E abbiamo seguito il servizio video poco fa. Colui che vedete inquadrato adesso è Mattias Cravero. Salve Mattias. Buongiorno. Mattias Cravero è il coordinatore del gruppo Altra Scuola e abbiamo detto Rete degli Studenti Medi in Umbria. Noi cerchiamo di seguirvi sempre in queste vostre manifestazioni. Da tempo andavate chiedendo un incontro con la Regione dell'Umbria. Oggi che cosa è successo in Piazza d'Italia? Sì, oggi diciamo che il tempo per noi è scaduto e abbiamo organizzato una manifestazione sotto la Regione, in Piazza Italia, di fronte al Consiglio regionale, di fronte agli enti che in tutti questi mesi dovevano darci risposte, dovevano perlomeno aprire un confronto con noi e che si sono sempre rifiutati. Si sono rifiutati di dialogare con noi, si sono rifiutati di fare quegli investimenti che erano necessari per la riapertura delle scuole. Gli studenti oggi hanno manifestato perché la situazione sta diventando insostenibile e questi continui prolungamenti della didattica a distanza, dettati sostanzialmente da una mancanza di volontà di investimenti, non sono più sostenibili per gli studenti della nostra regione. Oggi quindi abbiamo manifestato
abbiamo fatto sentire la nostra voce sotto la regione e tra l'altro durante la manifestazione è anche intervenuto l'assessore Melasecchia, il quale ci ha riportato le sue ragioni e al quale abbiamo chiesto un incontro per il futuro, visto che finora non si è aperto alcun canale di dialogo con noi da parte delle istituzioni regionali. Mattias, che cosa bisognava fare per far sì che si tornasse a scuola tranquilli? Perché in realtà tutti quanti parlano della scuola che potrebbe aver infettato, no? Personalmente noi come giornalisti e della nostra redazione siamo convinti che il virus nel caso a scuola è arrivato da fuori attraverso i mezzi pubblici. Secondo voi qual era il passo, la strategia, la tecnica, insomma, da tenere, da intraprendere? Quello che dite voi è molto vero, nel senso che i dati che ci ha fornito la Regione Umbria stessa, il nucleo epidemiologico della Regione Umbria, a seguito di un accesso agli atti a cui hanno dato esito dopo un ricorso, dopo 2 mesi, parla sostanzialmente il quadro che viene dimostrato è un quadro per cui i contagi nella fascia 14-18, quindi nella fascia delle scuole superiori, scendono nel momento in cui la scuola viene aperta. E il problema, evidenziato non da me, non dagli studenti, non dagli insegnanti, non dai genitori, ma il problema evidenziato dal nucleo epidemiologico della Regione Umbria, sono i trasporti, e quindi il fatto che si creassero assembramenti negli autobus e alle fermate degli autobus, e il contact tracing, che è del tutto inefficace in Umbria. E noi su questo insistiamo. Se le scuole si vogliono riaprire in presenza e in sicurezza, è necessario questo. Così come a nostro avviso è necessario investire negli spazi, è necessario investire nel diritto allo studio. Però non si può dire che le scuole non siano sicure e non possano essere riaperte. Si tratta di una questione di volontà politica, e se c'è la volontà politica di aprire le scuole, si aprono, come si è fatto in Toscana. Che cosa hanno fatto in Toscana? Ce lo dica. In Toscana sono stati fatti quegli investimenti che erano necessari nei trasporti, negli spazi. Quindi con che cosa e quindi la scuola è aperta. Ma con che vanno a scuola gli studenti? Con quali mezzi? Gli studenti vanno a scuola con i mezzi pubblici con i quali andrebbero a scuola normalmente, semplicemente c'è stato un potenziamento dei mezzi pubblici che gli consente di andare a scuola in sicurezza. Quindi Gravero non c'è stato coinvolgimento dei mezzi privati, delle società private? Non sono sicuro nel tecnico di quello che è stato fatto, forse sono anche stati noleggiati, probabilmente sono anche stati noleggiati i mezzi privati per supplire alla mancanza nel pubblico. Quindi l'effetto è stato quello di diluire il numero degli studenti all'interno dei mezzi? Esatto, quello che è stato fatto è stato potenziare la rete di trasporto pubblico in maniera tale da permettere a tutti gli studentesse e a tutti gli studenti di frequentare la scuola, che è quello che sta succedendo. E non è chiaro perché qui in Umbria questo non si possa fare o non si voglia fare. E il contact tracing lì come l'hanno interpretato, applicato? Per quello che io so che la Regione Umbria è una delle regioni più carenti da questo punto di vista, proprio da un punto di vista di personale che viene impiegato nel contact tracing. E quindi quello che serve anche lì sono gli investimenti. Se non c'è personale adeguato a fare, cioè non c'è una quantità adeguata di personale a fare il contact tracing, a fare quel lavoro là, ma anche a inventarsi nuovi strumenti eventualmente, se è questo quello che è necessario. Si parlava di app, si parlava di strumenti, insomma, che potevano essere messi in campo, ma finché si continua a non fare nulla, a ignorare i problemi, a rimpallare la responsabilità di assessorato in assessorato o dalla regione al nazionale, eccetera, eccetera, non si possono risolvere i problemi. Il problema è questo, quello che a noi ci preme è il fatto che la Regione Umbria non sta dimostrando alcun tipo di volontà. Quello che noi vorremmo vedere è del movimento, un minimo di movimento che ci faccia capire che la regione si sta interessando ai problemi degli studenti, e questo noi non lo vediamo. Enrico Melasecchia, l'assessore, che cosa vi ha detto? Che è l'assessore dei trasporti, peraltro. L'assessore ci ha riportato il fatto che sostanzialmente i trasporti non sono il problema della riapertura delle scuole, perché la Regione Umbria ha ridotto il load factor, cioè la quantità di persone che possono prendere i mezzi dall'80 al 50%, se non erro, e che quindi sono stati inseriti nuovi autobus, e che quindi questo non è il problema. Ora, noi siamo anche ben contenti se ci viene detto che i trasporti possono non essere il problema e non sono il problema in questo momento. Lo sono stati a ottobre, il dato è quello. In generale, sì, in tutta Italia è stato questo il problema. Se ad oggi il problema non sono i trasporti, perfetto che si riaprano le scuole, ma abbiamo dei dubbi in merito, perché ci sono arrivate e ci continuano ad arrivare segnalazioni, insomma, di mezzi inadeguati. E che cosa contate di fare, visto che la deadline è stata oltrepassata?
Noi ci aspettiamo che la Regione Umbria si attivi in questo senso. Noi quello che chiediamo è in primo luogo un incontro per aprire un dialogo con la Regione Umbria. Noi non siamo strumentali e non vogliamo attaccare gratuitamente le istituzioni. Non Quello ci che noi sono vogliamo. partiti dietro di voi, diciamolo Esatto, giustamente. cioè noi vogliamo un dialogo con la Regione Umbria, ma se la Regione Umbria non è disposta a dialogare con noi, è chiaro che dobbiamo protestare, questo è. Quindi Noi, continuerete con la protesta? l'assessore Melasecche ci ha detto che è anche disposto a incontrarci e a aprire un dialogo. È chiaro che nel momento in cui le nostre istanze non dovessero essere ascoltate, continueremo a protestare nei metodi che riteniamo più opportuni, Senta, sempre in un'ultima, sicurezza, sempre con il distanziamento. ovviamente, questo oramai è un leitmotiv che dobbiamo rispettare tutti. Un'ultima cosa, qual è la vostra più aspra critica, dico la più aspra critica che fate alla DAD? La didattica a distanza ha un problema fondamentale che è centrale. Nello sviluppo di un individuo, nella crescita di un individuo, non può mancare la componente sociale, Di la componente fisica di presenza, confronto, di presenza, che non certo. vuol dire assembramento, che non vuol dire stare appiccicati con gli amici, ma vuol dire avere anche un momento di confronto anche con l'insegnante, che il mezzo digitale, per come è almeno immaginato adesso, non può, no, a cui il mezzo digitale non può supplire, per come immagino adesso, ma credo nemmeno in assoluto possa supplire. Ci sono delle dinamiche psicologiche di crescita che non possono Neanche, essere rispettate con la didattica a distanza. neanche con la realtà aumentata, con l'augmented reality potrebbe essere Esatto. sostituito, quindi non ci sono Quindi non possibilità. vediamo una via d'uscita da questo. La DAD ha mille problemi, alcuni sono risolvibili. Ci sono i problemi su come viene applicata, sugli orari, sulla privacy degli studenti, sulle metodologie, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono una serie di problemi che sono anche risolvibili, ma una serie di problemi sono strutturali e si possono risolvere solamente ritornando in classe. Teneteci al corrente, d'accordo? Assolutamente. Va Grazie bene? mille. Grazie Mattia Scravero, grazie, arrivederci. Arrivederci. Sono all'opera da lunedì gli ispettori faunistici della regione insieme alla polizia locale e ai carabinieri forestali per definire la situazione cinghiali nella città di Terni. I sopralluoghi in tutte le aree urbane interessate dalla presenza degli animali per verificare innanzitutto il numero degli esemplari vaganti. Si tratta, dice l'assessore alla polizia locale Giovanna Scarcia, di una decisione presa durante il tavolo tecnico coordinato dalla prefettura, convocato appositamente per affrontare il problema della presenza dei cinghiali in area urbana, con tutti i rischi conseguenti per la sicurezza della circolazione. L'obiettivo, riferisce l'assessore, è quello di concordare e porre in essere un programma che, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di fauna selvatica, che prevede gradualità degli interventi e individua l'abbattimento come misura estrema, conduca nel più breve tempo possibile alla soluzione più idonea che verrà concordata tra le varie potenzialmente percorribili e già discusse. Oltre al comune, i rappresentanti delle forze dell'ordine hanno preso parte al tavolo il Servizio Organizzazione Attività Venatoria della Regione Umbria, il Servizio Veterinario dell'USL Umbria 2 e l'Ambito Territoriale di Caccia 3. Saranno impiegati per la riqualificazione di via Narni 400.000 euro in arrivo dalla regione per sistemare l'arteria stradale. Ne dà l'annuncio l'assessore regionale ai lavori pubblici Enrico Melasecche dopo la decisione congiunta di Regione Umbria e Comune di Terni. Nell'ambito dei provvedimenti presi recentemente dalla Giunta regionale, scrive l'assessore in una nota, emerge il contributo assegnato ai due comuni capoluogo di Perugia e Terni, suddiviso fra le due città in base al parametro oggettivo della popolazione. 600.000 euro circa al primo e 400.000 euro a Terni, per la quale era stata individuata prioritariamente il progetto predisposto 2 anni fa per la realizzazione di una nuova rotonda fra Via Di Vittorio e Via Turati. Tale incrocio infatti è gravato da una mole rilevante di traffico che verrebbe fluidificato dalla nuova struttura. Tuttavia, le intese intercorse fra l'assessorato regionale e quello comunale hanno portato a preferire la riqualificazione complessiva di Via Narni, la quale, proprio per i 3 chilometri lungo i quali si snoda il suo percorso, rappresenta un'arteria fondamentale di collegamento che ha visto da molti anni solo interventi di sistemazione di buche e di brevi tratti,
costringendo il comune ad una continua manutenzione, peraltro con scarsi risultati. Considerato lo stato di dissesto finanziario in cui versa l'amministrazione comunale, prosegue Melasecche, arriva la decisione della Regione di intervenire per una riqualificazione completa e radicale che possa durare nel tempo, anche in considerazione del traffico pesante che l'attraversa. Al via una nuova procedura d'affidamento per il Pala di Vittorio a Terni. La Giunta Comunale ha infatti deliberato, su proposta dell'assessore allo sport Elena Proietti, le direttive per l'avvio della nuova procedura finalizzata all'individuazione del soggetto cui affidare in gestione l'impianto sportivo del Pala di Vittorio. Si tratta, dice l'assessore, di una delibera che va nella direzione degli obiettivi fissati dai documenti di programmazione e rispetta la normativa vigente. Nella situazione attuale, infatti, l'ente non è in grado di sostenere i costi di gestione degli impianti sportivi e per questo, prosegue l'assessore, facciamo affidamento sulla fitta rete di associazioni che, nonostante tutto, continuano ad operare in città. Abbiamo cercato così di ricreare le condizioni per un affidamento del Pala di Vittorio a soggetti che abbiano il tempo di programmare le proprie attività sulla base degli investimenti che saranno disposti a fare. Al bando precedente ha partecipato un solo soggetto che non ha però formalizzato l'istanza completa per la partecipazione al progetto Sport e Periferie 2020 e quindi al relativo finanziamento. Pertanto il procedimento di affidamento del servizio di gestione impianto non si è perfezionato. Si è dunque deciso di procedere all'indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per la gestione dell'impianto sportivo che dovrà rispettare alcuni criteri di aggiudicazione. Un'ipotesi di riqualificazione del centro sportivo dedicato all'esercizio delle discipline quali calcio a 5, pallacanestro, pallavolo. Un importo a base di gara corrispondente al canone dovuto dal concessionario, oltre a interventi di riqualificazione e di miglioria dell'impianto. La durata della concessione, pari ad 10 anni, potrà essere estesa in proporzione all'entità dell'investimento presentato. In particolare per un investimento fino a 50.000 euro 10 anni, fino a 75.000 15 anni, a importi maggiori 20 anni. Le spese relative alle utenze e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le tariffe comunali, saranno collegate alla gestione del servizio pubblico sportivo e poste a carico del concessionario. Gli introiti per l'utilizzo della struttura saranno incassati dal gestore in relazione a tariffe fissate dal comune. Della nuova procedura di affidamento è stata incaricata la Direzione Economia e Lavoro Promozione del Territorio. Un tavolo di confronto sul ripristino della FCU Ferrovia Centrale Umbra nel tratto di Città di Castello, San Giustino, San Sepolcro viene sollecitato dai sindaci dei tre comuni, rispettivamente Luciano Bacchetta, Paolo Fratini e Mauro Gornioli, in una lettera inviata agli assessori regionali alle infrastrutture e mobilità e opere pubbliche di Toscana e Umbria, Stefano Bacchelli ed Enrico Melasecche. Purtroppo, dopo 100 anni di onorato servizio, dal 12 settembre 2017 questo tratto è un binario morto e non è dato capire quando riprenderà la circolazione su tutta la linea ferroviaria. Nonostante la Regione Umbria abbia predisposto un piano operativo di interventi d'intesa con il Governo nazionale per la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'intera tratta della FCU, le risorse messe in campo ad oggi ci risultano del tutto insufficienti per completare i lavori su tutto l'asse ferroviario e per consentire di operare un investimento strategico sull'intera infrastruttura regionale con l'obiettivo di interconnettere FCU con l'infrastruttura ferroviaria di competenza dello Stato, con evidenti benefici relativamente all'abbattimento dei tempi di percorrenza e alla qualità del servizio. Prioritario riaprire il tratto Città di Castello San Sepolcro è stato promesso da tanto tempo, c'è sempre stata un'interlocuzione fra i sindaci e con gli assessorato regionale da parte dei sindaci umbri per questa priorità. Studenti, lavoratori e le comunità hanno bisogno della ferrovia e su questo la media Cloria, un'ipotesi assolutamente di grande visione che è quella del collegamento con Arezzo. Assolutamente in questo momento possiamo parlare di questo, collegarsi con l'alta velocità, che i soldi non arrivino esclusivamente per l'alta velocità ma anche per i collegamenti dei tratti minori. Sì, dopo i primi passi, dei quali buon testimone l'amico Paolo Fratini quando andavamo a Roma, primi passi significativi, devo dire, purtroppo il progetto al momento è assolutamente fermo, quindi non comprendiamo bene le intenzioni della Regione, non comprendiamo neanche le strategie onestamente. Per
l'alta valle del Tevere Umbra, il collegamento con Sansepolcro è assolutamente decisivo, è un fatto storico, perfino sentimentale, se vogliamo dire, no? Perché tutti siamo cresciuti con il treno che andava da Città di Castello e Sansepolcro passando da San Giustino. Sicuramente questo è un passaggio strategico, perché la nostra ferrovia deve rientrare tra quelle che sono le ferrovie di interesse nazionale, ma come ricordava sia Luciano Bacchetta che Mauro Cornioli, l'importante è che si crei un cronoprogramma serio della riapertura nel suo complesso dell'infrastruttura ferroviaria, e poi chiaramente dobbiamo pensare anche al futuro. Oggi ci sono notevoli risorse che questa nazione pensa appunto di spendere, di investire, quindi per noi lo sfondamento a nord con l'intersezione con la stazione Medietruria è fondamentale per agganciare questo territorio alla mobilità nazionale, quindi all'alta velocità. Arriva sulle nostre tavole un piatto antibatterico unico al mondo, capace di respingere il 99,9% di batteri. Un piatto totalmente made in Umbria, made in Città di Castello, made in Ceramiche Noi. Questa è la nuova innovazione tecnologica presentata dalla cooperativa Ceramiche Noi, che ha già depositato il brevetto di invenzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Prodotti similari fino ad ora erano sviluppati a freddo sui piatti che nel tempo perdono la loro efficacia, ma è la prima volta che si testa una marchiatura a caldo che trasmette alla stoviglia la parte particolarità a vita. La cooperativa, composta da 11 operai di ex Ceramisia di Città di Castello, che uniti in cooperativa e grazie al supporto di Legacoop Umbria, hanno fondato Ceramiche Noi, recuperando l'azienda pronta alla delocalizzazione nel periodo del lockdown. Con il calo degli ordinativi ha deciso di puntare sulla ricerca e sviluppo, con un prodotto estremamente utile in ogni campo di applicazione, dal semplice consumatore privato alla grande catena di distribuzione globale, alla boutique shop, passando per gli hotel e le filiere navali. Praticamente questo piatto riesce a respingere il 99,90% dei batteri conosciuti al mondo. Sono stati 6-7 mesi di studio importanti, e ieri siamo riusciti finalmente a presentare il brevetto. Siamo riusciti a farlo a caldo, che è una cosa che non c'era riuscito nessuno, se no esiste già sulle posate, ma fatto a freddo, quindi con una limitazione di 100-150 lavaggi in lavastoviglie. Noi lo siamo riusciti ad integrarlo nel piatto e siamo riusciti a farlo sia nel monocolore che nelle decalcomanie che nel decorato a mano, e praticamente ha la stessa durata del piatto. Quando si rompe il piatto finisce l'effetto. Praticamente la fase di lavorazione è una fase in più, quindi noi diamo questa copertura sopra come quarto passaggio, e di fatto è stato ripreso tutto dai testi antichi, perché ci siamo basati sullo studio che già usavano i dentisti e odontotecnici, che usano sempre argento, titanio, eccetera. Noi abbiamo fatto la nostra base a base di ossido di argento e argento in nanoparticelle. Sì, esatto, siamo già in contatto con un grosso designer italiano, che ancora non possiamo fare il nome, ma ci sarà un grosso merchandising dietro. Diciamo che noi, più che per la famiglia, l'abbiamo pensato per l'Horeca, per le scuole, per i nostri bambini, anche per il turismo, perché no, le navi da crociera, cioè praticamente tutti toccano i piatti, così facendo i batteri vengono respinti. Diciamo che non siamo gente che si piange addosso, e siamo abituati a rimboccarci le maniche, a sviluppare giorno dopo giorno. È nata questa idea, ce ne sono altre in cantiere molto interessanti che lasceremo per fine anno. Ma noi pensiamo che il governo debba intervenire sull'aiuto alle persone, sull'aiuto allo sgravi fiscali per le assunzioni, perché purtroppo veniamo da questo 2020 che per molte aziende è stato veramente disastroso. Avere un aiuto per la ripartenza, avere un aiuto di sgravi fiscali sul costo della manodopera, tanto importante per noi italiani, per rilanciare il nostro Made in Italy, sarebbe una cosa molto importante. Sì, no, noi siamo sempre lieti, sempre grati all'amministrazione comunale, al sindaco Luciano, che è sempre con noi presente in qualsiasi cosa, alla Lega Coop, che ci ha dato e ci sta dando un supporto, un aiuto incredibile in questa nostra avventura, al sindacato che si è comportato con noi in maniera egregia, e a tutta la gente di Città di Castello che comunque ci ha seguito le nostre vicende, e adesso abbiamo aperto il punto vendita, ci ha aiutato, è venuta curiosa a vedere i nostri prodotti. Siamo molto grati a tutti quanti, sì. Siamo orgogliosi e fieri di aver contribuito come Lega Coop alla crescita e alla nascita di questa cooperativa, e la voglia, la forza dei lavoratori di aver preso in mano la propria azienda e di aver preso in mano anche il proprio futuro. Speriamo che questo, e siamo sicuri che sia, un modello anche di crescita e di sviluppo, non solo per la comunità umbra, ma per tutta la comunità nazionale.
Il Perugia affronterà domenica, nella gara valida quale 19esima e ultima giornata del girone di andata, i lombardi del Feralpi Salò, nona forza del campionato, con 26 punti in graduatoria. In vista della sfida del Curi nella società bresciana ci sono stati due movimenti di mercato. È tornato l'attaccante bandiera Simone Guerra, 31 anni. Per lui, nella precedente esperienza con la Feralpi, 44 reti in 112 gare, che lo hanno reso l'amatissimo top scorer di sempre nella storia del club. Inoltre, dalla Sampdoria è arrivato il giovane promettente difensore Tommaso Farabegoli. In casa Perugia, mister Caserta starebbe pensando di schierarsi con il 4-3-1-2 con Sunas trequartista. Al Curi arbitrerà Davide Moriconi di Roma 2. Fischio d'inizio, ore 15. La Ternana sarà chiamata domenica alle ore 17.30 ad affrontare una trasferta insidiosa in quel di Castellammare di Stabia. Lo zero alla casella sconfitte, nonostante gli influssi negativi provenienti dalla Puglia, continua a resistere e Lucarelli continua a lavorare facendo del lavoro e dell'umiltà la propria bandiera. In casa Juve Stabia intanto è in atto una rivoluzione dei ruoli societari che, dopo l'addio di Improta, porterà in riva al golfo il dirigente Pavone e il DS Fabiani. A Roma Aumenti arbitrerà il signor Marco Ricci della sezione AIA di Firenze. Fanno Gubbio in programma domani allo stadio Mancini, ormai diventata un classico per le due formazioni che, nonostante le coordinate geografiche, lo considerano un derby. La prima sfida fu disputata nel lontano 1939 e conta ormai 19 precedenti solo in terra marchigiana. Il Gubbio di mister Torrente sta attraversando un periodo positivo e l'ambiente è molto carico, ma anche a Fano attendono il match con grandi aspettative. Il verdetto al campo di gioco, dove dalle ore 15 arbitrerà Fiero Di Pistoia. La Sirsaf di Conad Perugia di Volley prosegue il suo programma di lavoro agli ordini di coach Einen e del suo staff, lavoro che culminerà domenica con il match valido per la quart'ultima di regular season, la sfida del Pala Barton contro l'Allianz Milano. Con il rush finale di campionato entrato già nel vivo, altro match di grande importanza per Perugia, chiaramente in chiave classifica, con i Block Devils in lotta per aggiudicarsi i primissimi posti nella griglia playoff, ma anche e soprattutto per riprendere continuità di risultati e di prestazioni dopo la vittoria di domenica scorsa con Ravenna ed in vista di una seconda parte di gennaio e di un inizio di febbraio fondamentali per la stagione. A Pian di Massiano alle ore 18 sarà battaglia contro un Allianz Milano in crescita e tornata in campo anch'essa, come è successo pure a Perugia, dopo un periodo di stop causa Covid. Sarà un vero e proprio testa coda quello che domenica prossima in Serie A1 femminile di volley vedrà opposte la capolista Imoco Conegliano e la Bartocini Fortinfissi Perugia, fanalino di coda del torneo. La sfida è anche quella personale tra due amici e colleghi come Mazzanti e Santarelli Folignate, per 4 anni vice del CT marchigiano. Il pronostico purtroppo per Perugia sembra abbastanza scontato, ma lo sport ci ha insegnato che a volte tutto può accadere. La questione del nuovo stadio a Terni è argomento sempre attuale, dopo il botte e risposta tra il presidente della Ternana Bandecchi, che chiedeva la disponibilità alle istituzioni cittadine di poter realizzare struttura sportiva e clinica collegata, e il primo cittadino di Terni, Leonardo Latini, che invitava la società Rossoverde a presentare un progetto, ieri, come nel costume moderno e trasparente di Patron Bandecchi, sul profilo Instagram del presidente delle Fere sono apparse delle foto, dei rendering del nuovo stadio. Stiamo veramente lavorando per tentare di fare qualcosa di interessante. Come potete vedere, sul tavolo abbiamo una serie di cose che possano essere guardate. Vediamo un po' la cosa più interessante. Il foglio più interessante, eccolo qua. Finiamola così, va, oggi. E chissà se un giorno... Interpellato sull'argomento, il vicepresidente Tagliavento ha confermato che presto il progetto verrà presentato a Palazzo Spada. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Inizio del weekend con instabilità e fiocchi a bassa quota. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per sabato 16 gennaio. Nuvolosità irregolare al centro-sud, con precipitazioni sparse su Abruzzo, Molise e Puglia, neve fine 100-200 metri. Locali piogge anche sulla Sicilia. Al pomeriggio ancora fenomeni sparsi su Molise e Puglia con neve a bassa quota, asciutto altrove con nuvolosità alternata a schiarite.
In serata in nottata residue piogge sulla Puglia, nuvolosità in aumento al nord-ovest con deboli piogge anche sulla Liguria, variabilità asciutta altrove. Temperature in netta diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi da nord a sud. Per ulteriori dettagli potete seguire le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Umbria Più, la tua regione sul canale 15.